Si è tenuta venerdì la 14ª edizione del Premio Fonte di Rosello. La manifestazione era stata inizialmente programmata per il 14 dicembre dello scorso anno, ma per un disguido con l'istituto di vigilanza preposto all'apertura dell'Ateneo, che ha sempre ospitato la consegna dei premi, l'evento era saltato. L'iniziativa si pone l'obiettivo di premiare le associazioni di volontariato che operano all'interno della comunità, in silenzio, offrendo un fondamentale contributo ai cittadini in diversi settori: sociale, ambientale, culturale e dei diritti civili. È stata premiata l'Associazione di Oncoematologia Mariangela Pinna, l'Associazione ACOS Donne di Strada, l'Associazione Ponti Non Muri e la Compagnia Baracellare per quanto riguarda la categoria ambiente. Il premio speciale che viene conferito ogni anno, quest'anno è andato al Comando Generale della Capitaneria di Porto Torres per l'impegno profuso nella protezione civile e nella salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. Un premio, il Fonte di Rosello, che mette in risalto ciò che spesso non si vede, quelle realtà che lavorano alacremente e spesso con difficoltà per aiutare le persone meno fortunate. La commissione preposta all'assegnazione dei riconoscimenti è formata dai membri della Consulta del Volontariato, presieduta da Franco De Dola. Il consigliere Massimo Pintus, che ha curato l'organizzazione del premio, ha ribadito che nella missione che svolgono quotidianamente non è mai mancato il sostegno dell'istituzione universitaria. Lo scorso anno il premio speciale è andato proprio all'Ateneo Turritano, che svolge, così come lo stesso Pintus ha sottolineato, una funzione fondamentale per il Nord Sardegna. Sentiamo uno stralcio dell'intervento del magnifico rettore Attilio Massino e l'esecuzione dell'inno nazionale eseguito dalla banda Città di Sassari, diretta dal maestro Pais, che insieme alla corale Manzella e al gruppo strumentale di violini hanno alietato la serata. Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qua. Grazie a Franco De Dola, ai membri della giuria, al professor Pintus, a tutti voi per questa occasione. È un'occasione importante perché sono qui intanto per scusarmi per quello che è successo a dicembre, il 14 dicembre, ad aver trovato le porte dell'università sbarrate. Veramente me ne dispiace, non è mai capitato durante il mio rettorato, è stato un errore di cui ci scusiamo. Però detto questo, veramente volevo ringraziare la consulta del volontariato che raggruppa tante associazioni, tanti gruppi che hanno coltivato, che coltivano curiosità, interessi, passioni. Credo che il volontariato sia in una città come Sassari il motore che garantisce la vita della città e che fa crescere la città. Diversificare l'offerta formativa territoriale, sfruttando le numerose strutture presenti in città e la presenza del mare. Porto Torres si candida ad ospitare il liceo sportivo che, assieme ai due indirizzi linguistico e logistica dei trasporti avviati 2 anni fa, amplierebbe il ventaglio delle opportunità per gli studenti dell'area vasta che comprende Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino e Castelsardo. Il Consiglio Comunale di Porto Torres ha sottoscritto
sottolineato l'iniziativa approvando a dicembre all'unanimità una delibera in favore del progetto. Analoghi provvedimenti sono stati assunti dagli organismi dei comuni di Sorso, Sennori e Stintino, che ne hanno riconosciuto il carattere strategico. Il sindaco di Porto Torres ha informato il presidente della regione, sottolineando che questa è l'unica possibilità nell'isola di realizzare il nuovo indirizzo, caratterizzandolo verso gli sport nautici, e ciò è possibile in seguito al piano di dimensionamento del 2013-2014 che ha aggregato il liceo scientifico al tecnico nautico con una dotazione di mezzi ed impianti specifici. Alle potenzialità rappresentate dagli impianti e dalle attrezzature sportive annesse al liceo e al centro territoriale risorse si aggiungono il capannone di rimessaggio barche e la concessione del molo per l'ormeggio dei mezzi natanti. La realizzazione del liceo sportivo nella sede di Porto Torres costituirebbe inoltre un passo significativo nella direzione di assicurare pari opportunità e omogeneo sviluppo nella varietà e qualità dell'istruzione pubblica e del diritto allo studio. Insomma, sarebbe un atto di politica scolastica che andrebbe ad arricchire uno dei pochi poli di istruzione superiore operanti nel territorio provinciale al di fuori del capoluogo sassarese. Inizia con un riferimento in sardo al suo più importante successo letterario La Cabadora, il comizio di Michela Murgia sul palco del Teatro Verdi di Sassari. Un comizio in cui, come ha rimarcato la coordinatrice Rita Marras, non si vogliono stupire gli elettori con gli effetti speciali. Sul palco, prima della Murgia, si presentano tutti i candidati, 30 secondi a testa, per descrivere le motivazioni del loro impegno politico tra le fila di Sardegna Possibile. La scrittrice di Cabras sale sul palco subito dopo e, riferendosi ai candidati della coalizione, spiega: «Non c'è bisogno di dirvi che tra di loro non c'è nessun indagato, perché è il minimo che non ci sia nessun indagato quando si va a chiedere la fiducia delle persone. Oltre alla loro pulizia giudiziaria, conta la loro autentica volontà di impegnarsi per il futuro della Sardegna». La candidata risponde punto su punto alle accuse degli avversari, soprattutto quella di essere poco esperta dei meccanismi della vita politica. La Murgia, col suo gruppo, ha iniziato la campagna elettorale già da luglio, incontrando gli esperti per capire i problemi, perché non c'è persona migliore per proporre le soluzioni di chi incontra i problemi ogni giorno. L'appello del voto della scrittrice è chiaro e suona come un ultimatum: la Sardegna Possibile esiste già e siamo noi. Non dobbiamo credere a chi ci dice di andare via o che dobbiamo affidarci agli investitori stranieri per costruire il nostro futuro. L'isola è piena di sardi che vogliono cambiare. Nel programma di governo ci sono tre priorità: il piano trasporti, l'agenzia sarda delle entrate e la creazione di un piano strategico che metta fine al far west del mercato dell'energia. Sarà su questi punti che si snoderà il lavoro degli eletti tra le fila della coalizione di Sardegna Possibile. Fratelli d'Italia si presenta alle elezioni regionali nel segno del rinnovamento, con l'ex vice sindaco di Uri Gianpietro Vargiu tra i dirigenti. In campo le più variegate categorie lavorative, sportive e sindacali. Dal giovane artigiano di Osilo Franco Urgeghe, la 23enne laureanda nella facoltà di filosofia e campionessa nazionale di motociclismo di Sorso Giulia Azzori, la responsabile del CAF UGL di Sennori, inserita nel sociale, in particolare con anziani e diversamente abili, Maria Grazia Dongu, per arrivare all'operaio Vinils di Porto Torres, noto nell'isola dei cassintegrati, conosciuto anche per le tante interviste su testate giornalistiche e televisive nazionali, Pier Gianni Rais. Ma ci sono altri nomi in campo col partito di Giorgia Meloni, come l'esperta sassarese di comunicazione e marketing Giusy D'Ambra, il segretario generale del sindacato UGL di Sassari Celestino Cresci, la giovane pedagogista sassarese
impegnata nel sociale, in particolare con i bambini Maddalena Daiana e l'ex comandante di polizia locale di Valledoria in pensione Antonico Masia. Tra i professionisti in campo l'avvocato Pietro Satta, l'imprenditore algherese Gianni Sau, l'impiegato di banca Antonello Unida e il funzionario ASLE, coordinatore della costituente provinciale del partito di Sassari, Giuseppe Sanna. Insomma, spiega Gian Pietro Vargiu, il partito sta mandando in campo una pattuglia di giovani determinati a voler occupare i tavoli della politica con la grinta del rinnovamento culturale, generazionale, ma soprattutto morale. Alessio Roggio, 27 anni, di Sennori, grazie alla sua partecipazione al concorso nazionale Il più bello d'Italia, rappresentato in Sardegna dall'agente Augusto Contini, ha ricevuto dal sindaco di Sennori, Roberto Desini, a nome di tutta la comunità senorese, una targa ricordo. Il motivo è che il giovane Alessio, grazie alla sua partecipazione al concorso, è riuscito a portare in alto il nome di Sennori sulla stampa regionale in un contesto fuori dalle solite notizie di cronaca, politica, eccetera, ma grazie alla sua partecipazione ad un concorso nazionale di bellezza maschile di tutto rispetto. Alessio, ricordiamo, era stato eletto primo alle prefinali regionali, avvenute a fine ottobre a Sorso, e poi alla grande finale nazionale di Asti il 14 dicembre 2013, arrivando fra i primi 30 del più bello d'Italia. Quest'anno il concorso ha sposato importanti realtà locali della Sardegna, come TeleG, la televisione di Sassari, Aurora Record, la prima casa discografica vintage della Sardegna, e come sempre i media radiofonici Radio Nova Sorso e Radio Antenna 2000. Importanti novità anche sul campo della stampa, grazie ai numerosi accordi chiusi tra il patron nazionale e l'agente regionale Augusto Contini. Quest'anno gli eventi che verranno realizzati in Sardegna verranno divulgati anche attraverso i più importanti settimanali di gossip nazionali. Le adesioni sono già aperte anche per il concorso femminile Ragazza Protagonista, associato a Il più bello d'Italia, la cui finale nazionale 2014 è prevista per novembre in uno splendido teatro di Roma. Con grande piacere riconosciamo questa targa ad Alessio Roggio per aver dato lustro alla comunità senorese. È un grande onore per noi riconoscerti questa targa a nome di tutta l'amministrazione comunale, come assessorato alla cultura. Naturalmente l'amministrazione è a disposizione per qualsiasi evento, qualsiasi altro tipo di manifestazione, per collaborare insieme per puntare un ragazzo, un bel ragazzo che rappresenta la comunità senorese. Volevo ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale in questo caso, e ad Augusto, l'agente regionale, che ci ha permesso di fare tutto questo qua, di intraprendere questo cammino. Buongiorno e benvenuti anche oggi ad un nuovo appuntamento con TeleG in Radio. Prima di cominciare vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@teleg.tv se invece preferite raggiungerci via mail. Vi ricordo anche che siamo visibili su internet sul sito www.teleg.tv se volete vedere i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni, ma vi ricordo anche che c'è la diretta sul sito, quindi insomma in qualunque posto del mondo vi troviate potete continuare a seguirci. Occupazione, ecco i contributi per chi assume i lavoratori diversamente abili, è un comunicato che arriva dalla provincia. La provincia di Sassari investe più di 380.000 euro per favorire l'occupazione dei diversamente abili attraverso l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento o l'assunzione a tempo determinato nelle imprese che parteciperanno al bando. L'avviso pubblico predisposto dal settore lavoro dell'amministrazione provinciale sarà pubblicato nei prossimi giorni e da quel momento verrà dato il via libera formale all'erogazione dei finanziamenti ottenuti attraverso il Fondo regionale per l'occupazione di diversamente abili a favore delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 68 del 1999, con la quale è stata favorita per via normativa la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Dalla quota del fondo regionale destinata alle casse di Piazza d'Italia, la parte più consistente finanzierà le attività di tirocinio.
poco più di 24.000 euro serviranno infatti a questo scopo. A stabilirlo è il programma di ripartizione delle risorse trasferite dalla Regione alle province, approvato dall'ente che amministra il Nord-Ovest Sardegna esattamente un anno fa, che riserva il 62,5% delle risorse ai tirocini, il 25% alle assunzioni a tempo determinato e il 12,5% a progetti specifici. Nei termini per la richiesta dei contributi sarà indicato anche il tipo di procedura che sarà seguito, ossia la procedura a sportello, con l'individuazione dei beneficiari in base all'ordine cronologico delle domande di ammissione, che perverranno agli uffici della provincia, naturalmente fino a esaurimento delle risorse disponibili. A beneficiare delle risorse previste per i tirocini saranno tutti coloro che, a seguito di apposita convenzione stipulata con il servizio di inserimento mirato della provincia di Sassari, intendano svolgere o abbiano svolto un tirocinio a far data dal 1 settembre 2012. Potranno far richiesta anche i datori di lavoro che, a seguito di una convenzione stipulata con lo stesso servizio di inserimento mirato della provincia di Sassari, attivino o abbiano attivato un tirocinio dal 1 settembre 2012 con disoccupati o inoccupati iscritti alle liste cui fa riferimento la legge 68 del 99. Per le assunzioni a tempo determinato, invece, i contributi potranno essere richiesti dai datori di lavoro non obbligati alle prescrizioni della legge 68 del 99, che assumano per almeno 12 mesi o abbiano assunto per lo stesso periodo dal 1 settembre 2012 persone diversamente abili, che presentino un'invalidità pari o superiore al 67%. L'importo previsto è pari a 8.000 euro per l'assunzione full time e 4.000 euro in caso di contratto part time. Si tratta di iniziative che coinvolgono tutte le imprese prive di qualsiasi obbligo di legge rispetto all'assunzione dei diversamente abili, sottolinea l'assessore provinciale al lavoro Rosario Musmecci. Questa è la vera scommessa che facciamo, con l'obiettivo di trasformare le politiche attive del lavoro in opportunità concrete, aggiunge il presidente della provincia Alessandra Giudici, favorendo l'integrazione di chi parte da oggettive condizioni di svantaggio. Questo era il lungo comunicato della provincia riguardo le assunzioni nelle ditte di persone con disabilità. Io mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi. L'appuntamento, come sempre, è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Gli ultimi 3 giorni di gennaio, cioè il 29, il 30 e il 31, sono considerati i più freddi dell'inverno. Vengono chiamati i giorni della merla, stando ad un'antica leggenda che vede protagonista una merla dal becco giallo e dalle piume bianchissime alle prese con un gennaio un po' scherzoso e invidioso. Diverse le versioni di questa storia, quello che è certo è che le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono confortanti. In Sardegna sono attese precipitazioni sparse, anche temporali, con possibili rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento. In molte zone si prevedono nevicate anche a bassa quota, lo indica un avviso meteo della Protezione Civile. E il freddo pungente si fa sentire, almeno fino al 31, così come vuole la leggenda.
Porto Torres. Si informano gli utenti disabili che usufruiscono del servizio ATP che è necessario recarsi negli uffici delle associazioni di categoria o presso gli uffici sindacali presenti in città per avviare le pratiche di rinnovo dei tesserini validi per l'anno 2014. La società Eurospin Torres Calcio Femminile ricorda ai tifosi e agli appassionati che nelle edicole di Sassari, Sennori, Porto Torres e Castelsardo è in vendita al costo di 10 euro il calendario 2014 della squadra. Fino a venerdì 31 gennaio, in onda sulla nostra emittente, la seconda parte evento di beneficenza per gli alluvionati di Olbia. Mercoledì alle 23.30 e venerdì alle 16.30. Porto Torres. È possibile presentare domanda per la progettazione e per il rinnovo dei piani individualizzati per l'annualità 2014 presso i locali dei servizi sociali in Viale delle Vigne entro e non oltre il 21 febbraio 2014. Per informazioni 079 500 85 50. TG Informazione e Approfondimento. Orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.